Seconda parte del nostro programma è interamente dedicata alla musica e nello specifico alla musica dei musicanti di Sicilia. Abbiamo con noi ospiti Davide Urso e Ottavio Leo. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. E appunto in rappresentanza di tutto il gruppo. Intanto diciamo appunto chi sono i Baddi, e lo chiedo a Davide Urso, che in questo caso appunto rappresenta il gruppo, ma è voce e anche poi è tamburo, mandolino, marranzano, insomma, diciamo è voce e parte strumentale del gruppo, mentre Ottavio Leo è coproduttore artistico e ingegnere del suono. Intanto buonasera a tutti, io sono Davide Urso, oltre a essere un musicista sono anche l'autore di buona parte dei brani dei Baddi, per me è una cosa di cui vado molto orgoglioso. Mi chiedevi chi sono i Baddi? I Baddi sono un gruppo che esiste da più di 15 anni, quasi 16, nella scena della musica siciliana, nata, nella scena della musica siciliana folk, ma ormai non siamo più un gruppo di musica folk, ma siamo un gruppo di musica siciliana, difficilmente etichettabile. Insomma, abbiamo tanti strumenti, sia del parco tradizionale, sia strumenti della musica moderna. Che dire di più? Cosa vuoi sapere? Allora, voi i Baddi nascono nel 2005, poi possiamo dire rinascono nel 2008, perché nel 2008 c'è questa svolta. Questa Dimmi. trasformazione, soprattutto dal punto di vista proprio degli elementi, rimango solo io, gli elementi cambiano completamente ed entrano quelli che poi hanno fatto la storia dei Baddi, quindi Mimì Sterantino, Giampaolo Nunzio e Li Pierpaolo Alberti. presentiamo, vediamo anche una foto in cui siete tutti e intanto magari mi puoi dire appunto i nomi di tutti quanti i componenti. Vediamo questa foto, cioè, la passi o no? Sì. Vabbè, intanto ti dico il nome intanto. Il nostro frontman, il cantante e anche chitarrista, si chiama Mimì Sterantino. Lui è Sì. anche un cantautore, anche un progetto suo, più di un progetto suo. E ci fa l'onore di essere da tantissimi anni ormai, più di 12, il cantante e anche il frontman dei Baddi, i musicanti di Sicilia. Lui suona anche la chitarra, suona il mandolino, l'armonica, è quindi vocalist ma anche polistrumentista. Poi abbiamo l'altro polistrumentista e l'altra voce dei Baddi, è il grande Giampaolo Nunzio. Lui è tra i musicisti più talentuosi della scena folk siciliana, suona la zampogna, i flauti di canna, l'organetto, il mandolino, il maranzano, insomma, anche lui tantissimi strumenti, il buzzughi, il flauto traverso, suona quindi questi strumenti con grandissima qualità. E poi abbiamo il nostro contrabbassista che si chiama Pierpaolo Alberghini. Questo nella formazione in quattro, ma adesso siamo in sei, c'è anche la batteria di Alessio Carastro e la chitarra elettrica di Francesco Frugà. Intanto abbiamo trovato la foto, È mentre arrivata. è arrivata. Questa foto l'abbiamo fatta alla fine del primo lockdown, quindi quando ci siamo potuti rivedere, in questa location molto particolare. E c'è questo contrasto tra questo ambiente un po' barocco e questo vestiario un po' alla Django Reinhardt, insomma, un po' più moderno, un po' più particolare, anche per sdoganare quello che siamo, questa musica che non è più folk. E quindi per diciamo, individuarvi, rimettiamo la foto. A partire da Ok. sinistra abbiamo Giampaolo Nunzio. Giampaolo Nunzio che c'ha l'organetto in mano, poi ci sono io col mandolino, all'impiedi Alessio Carastro, il batterista, poi c'è Mimì Sterantino che abbraccia la sua chitarra, poi c'è Francesco Frudà con la sua chitarra elettrica e infine al contrabbasso si vede, è bello grande, Pierpaolo Alberghini. Bene, intanto prima di andare avanti vediamo un video. Quando viro a Tia. Ah, mandiamo il video qui, va bene. Mandiamo il video, sì.
mattina non c'è sole che mi sconza sto dolore, e la sera non c'è frisco che mi astuta sto disio. La notte non è giorno ma lo stesso mi arrosbicchio, la fame scomparì e la sede si innio. Quando vira Dio, principetto che guarì. Quando vira Dio, sauro passo un talavia. Quando vira Dio, ricordo tutta Ave Maria. Quando vira Dio, mi si spoda fantasia. Un quaglia la ricorda, che uno fazzo li riscotta, lo sfurno pare buono, non te canto e non te suona, non coglio più l'omeli, non serve visto male, a gramigna in la vigna, la racina mi commoglia. Quando vira Dio, vincio petto che guarì. Quando vira Dio, l'auto passo in la via. Quando vira Dio, porto tutta Vin Maria. Quando vira Dio, mi si spoda fantasia. Una grazia da tua voce, dentro i mi connoci, qui la danza tu tuo passo, io sto ballo di rulasso. Non sento manco freddo, d'amore mi commoglio, potente come braccia, se lo sole cama brucia. Quando vira Dio, vincio petto che guarì. Quando vira Dio, auto passo tutta la via. Quando vira Dio, guardo tutta Vin Maria. Quando vira Dio, mi si spoda fantasia. Orna disgraziate non mi carmoni prurito, a sti orna benedetti mi imbriaco senza butto, senza butto e senza vino, persa testa allo mattino, persi anche le ragioni e di vita tutti ignuni. Quando vira Dio, vincio petto che guarì. Quando vira Dio, auto passo un la via. Quando vira Dio, porto tutta Vin Maria. Quando vira Dio, mi si spoda fantasia. Vasare di Lupetto, mi venne lo vedetto di Gonzare di Luletto, a diventare vastaso, un talo sonno io te vaso, con la bocca e con le mani ti slasso marranzano. E questo era il video Quando vira Dio, e ne approfittiamo appunto, del video per parlare dell'album e di questo nuovo progetto. Raccontiamo un po' il video, che dici Rita? Io lo racconterei con Ottavio, che ha
coprodotto insieme a me questo lavoro discografico, da cui poi è uscito questo primo videoclip. Perché? Ottavio, vuol dire il perché? O ti vuoi aggiungere quando vuoi? Eh? Beh, sì, lo posso dire io. Interagiamo di più, così sembra più un programma. Infatti, sembriamo in studio, così sembra. Così sembra più un programma in diretta, possiamo... Come avresti sicuramente detto tu, Quando vi datti è il pezzo più importante dei Baddie, il pezzo che, insomma, ha fatto più successo negli anni, è il più richiesto ai concerti, ha più visualizzazioni su internet, insomma è quello che anche a livello di arrangiamento e di produzione ha subito una metamorfosi più sostanziale e sostanziosa rispetto agli altri, quindi aveva tutte le carte in regola per essere il primissimo singolo apripista a questo disco che uscirà, ripetiamo, a marzo. Che dire, il video è stato realizzato da una sound artist molto molto brava. È stata una scelta, sì, secondo me molto azzeccata, quella di dare ai disegni il racconto della storia. E adesso Davide dirà il resto riguardo al brano. Ok, allora, lei si chiama, la sound artist si chiama Gabriella Compagnone, che ha realizzato il video insieme a Giuseppe Gonzales in un lavoro di squadra. È stata una scelta quasi forzata, perché in un periodo in cui siamo chiusi a casa non potevamo fare altro che scegliere un modo diverso per raccontare la nostra musica in un videoclip. Però alla fine questa scelta è stata veramente, come ha detto Ottavio, azzeccata. Allora, questo brano è un brano conosciutissimo per chi ama il folk siciliano, ma non solo. È un brano che ci ha portato tanta fortuna, e noi l'abbiamo rifatto nella versione in 6, molto simile alla versione live che portiamo sui palchi da anni. Questo brano, insomma, è un po' più acustica, possiamo dire. Un po' più moderno, un po' meno folk, diciamo. In effetti questa scelta un po' particolare di realizzare un disco che è a metà strada, fa un The Best Of, quindi con i brani più conosciuti dei Baddie, è un disco di inediti, è una scelta particolare, che è dovuta dal fatto che le persone ci chiedevano un disco che somigliasse molto al live che da qualche anno portiamo in giro, quindi alla musica che facciamo sui palcoscenici, che portiamo sui palcoscenici. E allora con Ottavio, che da 4 anni è anche il nostro tecnico del suono nei concerti live, ci siamo guardati e abbiamo detto: che fa? Lo produciamo un disco che racconta il nostro live degli ultimi anni? E lui ha detto: sì, però raccontiamo solo questo. Io ho detto: no, ho scritto anche dei brani nuovi, prepariamoli, aggiungiamo e vediamo cosa viene. E alla fine è venuto questo disco che si chiama Non chiamateci Fox Singer, che a nostro parere è molto interessante. E poi abbiamo detto: dobbiamo lanciare come primo video, come videoclip, come primo singolo, il brano che ci rappresenta di più, e appunto Quando vi rattia. Andiamo a leggere intanto anche i commenti che stanno arrivando in diretta. Il primo era Sandy Sciuto, che chiede, è una domanda: buonasera ai Baddie, come nasce un vostro brano? Bello, decidete voi chi risponde, o anche tutte e due, insomma. In questo caso devo parlare io, perché io scrivo la maggior parte dei brani, ma mi occupo anche della ricerca musicologica, ok? Quindi io posso parlare di come io, Davide Urso, compongo un brano, perché ognuno ha una tecnica, un sentire diverso. Io scrivo prima una melodia che mi passa per la testa, con delle parole magari a caso inventate, e poi in base a come sento, al sapore di quel sound, trovo un tema, un argomento, e inizio a scrivere. Scrivo, come un pittore che mette colore, poi aggiunge, poi cambia il quadro, fino a costruire la versione finale, anche perché a un certo punto un brano è come un figlio, prima o poi lo devi lasciare andare, dico: per me va bene così, lo porto in studio quando proviamo con i Baddie,
insieme a tutti, in perfetta democrazia, costruiamo una struttura nuova e gli arrangiamenti. E nel caso di Ottavio, abbiamo costruito dei nuovi arrangiamenti in studio, man mano che registravamo con i ragazzi. Quindi il suo ruolo è stato quello di, ora ve ne parlerà pure lui, di costruire e rendere omogeneo questo nuovo suono che stiamo portando in giro, che non è più folk, ma è una musica che è una commistione di generi. Ottavio, due parole su quello appunto, che abbiamo detto. Sì. Leo, appunto, cos'è questo suono nuovo? Ma il suono nuovo dei Baddi, diciamo che è stato creato dai Baddi e dal pubblico dei Baddi, che negli anni, sempre più grande e calorosa ai concerti, ha fatto capire qual era la direzione preferita e quella che poteva, nella formazione a 6, funzionare meglio e andare avanti. E un suono nuovo dei Baddi è un suono fondamentalmente pop, ovvero in un disco di musica di base folk, con testi in siciliano e strumenti tipici della tradizione come il mandolino, la chitarra battente, il flauto, il tamburello, eccetera, sono stati inseriti strumenti elettrici tipici del rock pop come il basso elettrico e la batteria, insomma, completa di gran cassa, rullante, tom e compagnia varia, la chitarra elettrica, a volte anche con un po' di distorsione. E poi, insomma, è molto interessante l'attitudine che viene messa nella stesura dei pezzi e nell'arrangiamento, ovvero si cerca di dare un piccolo assaggio di molti generi in modo tale che il brano alla fine risulti vario, come a livello di, insomma, di vari generi musicali, però è omogeneo col resto della produzione dei Baddi, che non vada completamente in antitesi un brano con l'altro. Questo lavoro, devo dire che prima ovviamente è stato fatto dai ragazzi, ancora prima che entrassi io, insomma, nella squadra, anche con i tecnici precedenti, già con i dischi precedenti, questa strada era stata intrapresa. Poi col mio arrivo, piano piano, inserendo un'idea qui, un'idea lì, si è riuscito a ancora meglio perfezionare, fino ad arrivare appunto alla realizzazione di questo disco, che è l'opera che rappresenta di più i Baddi in questo momento. Sicuramente li rappresenta al 100%. Andiamo a leggere un altro commento che è molto lungo, e cerchiamo di riassumerlo. Allora, è Gennaro Miano che ci scrive, che salutiamo. Peraltro Gennaro l'abbiamo ospitato, è un cantautore amatoriale, diciamo, per di lui scrive per diletto. E ci scrive, e lui dal Belgio, ci scrive: ciao Rita, che piacere vedere i Baddi ospiti da te, ti racconto un aneddoto che li riguarda a loro insaputa. Nel 2008, quando uscì il loro album Pioku e Pamuri, mia sorella comprò il CD nella bancarella a Fiume Freddo durante il loro concerto. Io abitavo a Roma, dove lavoravo, e seguivo un corso di ceramella e suonavo in un gruppo di musica popolare del Basso Lazio. Conobbi un suonatore di Zampogna, Giuseppe Gennaro, che era appassionato di musica popolare. Pensai bene di fargli ascoltare il CD dei Baddi e lui ne fu subito entusiasta. Lo ascoltammo molte volte insieme. Quando viro a Tia, ragazzi, è un capolavoro. Successivamente lasciai Roma e per anni nessuna notizia di Giuseppe. Qualche anno fa mi riscrisse perché voleva farmi sapere che nell'ambito di una manifestazione culturale promossa dall'Associazione Anima Mundi Roma ha organizzato un concerto proprio invitando i Baddi. Il concerto si è svolto l'8 maggio 2009. Giuseppe ne era innamorato di questo gruppo e tramite la copertina del CD è riuscito a contattarli perché li voleva invitare a suonare dal vivo. Poi non so altri retroscene particolari, però sono felice di aver contribuito inconsapevolmente alla divulgazione della loro splendida musica. Per me i Baddi sono assolutamente sottovalutati nel panorama artistico siciliano e nazionale e meriterebbero molta più attenzione dalle radio locali. Un caro saluto a tutti e buona musica. Noi abbiamo forse anche la slide, adesso la cerchiamo, di questa mail. Abbiamo anche il documento che lo attesta. Guarda, capita sempre più spesso di fermarci a parlare dopo i concerti live con vecchi fan e nuovi fan
che ripetono lo stesso pensiero. Secondo me, voi meritate palcoscenici ancora più importanti. Io però devo dire una cosa, e la voglio dire con molta chiarezza. Noi abbiamo girato il mondo, siamo stati perfino in Malesia, in Spagna, in Belgio, più volte in Ungheria, due volte in Austria. Insomma, dovevamo fare nel 2020 gli Stati Uniti, dovevamo tornare in Spagna. Insomma, abbiamo girato tutta l'Italia, abbiamo venduto tantissimi dischi, abbiamo tanti fan. Quindi, per un gruppo che è nato come un gruppo di musica folk, il gruppo ne ha fatta tanta di strada. Certo, se paragoniamo i Baddie a un gruppo di musica leggera o di musica pop, sicuramente il bacino di utenza è molto, molto più grande. E quindi adesso, con questo nuovo suono, con questi nuovi Baddie che da 7 anni costruiscono, impastano e hanno creato questo nuovo suono molto più leggero, più accessibile a tutti, probabilmente arriveremo, se pandemia permettendo, a raggiungere nuovi obiettivi oltre a quelli che abbiamo già raggiunto. E vediamo anche la mail, nello specifico, dato che ce l'abbiamo, la mostriamo, venerdì 8 maggio, appunto, i Baddie in concerto, quindi ha tenuto anche questa mail. Sì, andiamo avanti. Lui parlava del 9 maggio, perché quando andiamo a Roma in genere facciamo più di un concerto. Nel 2009 eravamo nella formazione in 4, con il suono molto più folk di quello di adesso. Tra l'altro, poco prima del lockdown, del primo lockdown, a metà febbraio, noi siamo stati nel Lazio per 3 concerti. Dovevamo ritornare nel Lazio a ottobre. Il 31 ottobre dovevamo andare a Bilbao, in Spagna. Dovevamo andare le date internazionali che purtroppo il 24 maggio eravamo in un teatro importante a Milano. Diciamo che il 2020 doveva essere veramente un anno di lancio. Noi speriamo che lo sarà il 2021, perché noi, come hai ben visto, non ci siamo arresi, anzi abbiamo costruito questo disco, questa campagna di crowdfunding di cui parleremo tra poco. Sì, prima di parlarne vediamo un contributo video, vediamo un'intervista fatta a Mimì Sterrentino, vediamo il contributo. Il folk siciliano non è la sola musica che mi è arrivata, perché comunque i miei sono sempre stati appassionati di musica in generale, fa parte del background folk che mio padre mi ha lasciato. Lui usava negli anni 70 principalmente, anche parte degli anni 80, di suonare nei locali a Taormina. È stata la prima musica, diciamo, che ho potuto ascoltare, quella folk. Mia mamma, essendo svedese, nel suo background, nei suoi ascolti, c'erano molto i Beatles, il rock and roll degli anni 50 americano, e arrivavano anche sprazzi di blues. Mi sono impregnato di altre musiche, feci un pastazzo generale. Di questo disco penso che è un'ottima idea realizzarlo, perché negli anni i suoni dei Baddie sono molto cambiati. Questi brani che stiamo riproponendo sono le versioni che portiamo sui palchi, e dunque era giusto dare una rispolverata e fare una sorta di The Best con i nuovi suoni folk music. Questa era un'intervista, peraltro un contributo video, peraltro realizzato da voi appunto durante questo progetto che state portando avanti. Stavi parlando della campagna di crowdfunding. Ottavio, ci vuoi dire qualcosa tu come produttore?
Sì, la campagna di crowdfunding, poi tu aiutami con le date perché sai, io ho cioè, la memoria certo. del pesce rosso, non ricordo benissimo tutto. Il 27 novembre è iniziato. È cominciato il 27 novembre e credo che finisca a marzo, giusto? Sì, 4 mesi, 27 marzo. 4 mesi, è una campagna per poter insomma coinvolgere più persone possibili nella, e rendere sempre più grande questo progetto mettendo in vendita, diciamo, in anteprima il CD e altri premi e altri ricompense, perché si chiamano ricompense legate al catalogo dei Baddi. È una campagna che sta avendo molto successo, che sta avendo tanto supporto da parte dei fan, suscita molto, molto interesse sulla rete, sui vari social, Facebook, insomma, dove viene pubblicizzata. E devo dire che sta aiutando molto la causa di questo disco. Siamo molto, molto, molto contenti per, come sempre, appunto, del supporto che ci viene dato, perché, come ha detto Davide prima, abbiamo avuto la forza di poter rendere vivo questo periodo morto, perché purtroppo la musica, come ben saprete, ha molto sofferto in questo per il lockdown, per tutti i problemi legati appunto alla pandemia mondiale, non potendo fare assembramenti e tutto quello che è legato. Sicuramente soffrite come tanti artisti del fatto di non potervi esibire dal vivo, chiaramente in questo momento. Il problema è non poterci esibire dal vivo, non poter avere il contatto col pubblico che ti serve. Insomma, a vivere in generale, a sentirti bene, no? a capire cosa succede nel mondo, che ad avere un ritorno, ad avere un feedback fondamentalmente di quello che fai, e non avendolo, magari avendolo sì via computer, ogni tanto potendo fare insomma dei piccoli live così, ti aiuta a mantenerti vivo, però non ti dà quel ritorno che hai solitamente, di cui hai solitamente bisogno. E noi, grazie a questa campagna di crowdfunding e grazie anche all'impegno di tutta la band, di tutte le persone che lavorano nella band, siamo riusciti comunque a mettere a frutto questo periodo molto, molto impegnativo e molto duro, e adesso siamo pronti, insomma, per la primavera, per quando speriamo intanto che arrivino buone notizie dal punto di vista sanitario, a poter uscire con queste nuove canzoni rifatte, riarrangiate, riregistrate. Davide Urso, appunto, parlavamo dell'importanza della presenza, ne parlavamo anche prima, nella prima parte del programma, con gli altri ospiti, quindi anche nel caso del racconto insomma, di queste storie, di queste memorie, fatte naturalmente in presenza, è diverso che leggerle sul libro. Chiaramente questa cosa è applicabile anche per la musica, perché dal vivo ci sono delle energie chiaramente differenti. Allora, guarda, la cosa bella dell'arte è che è ambivalente, nel senso che il live ti dà un certo tipo di emozioni, ma l'artista musicista può anche registrare e oggi fortunatamente far fruire la propria musica con tutti quei canali che mandano la musica in streaming: Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, eccetera, iTunes, eccetera, eccetera. Quindi la nostra piccola fortuna, tra virgolette, nella sfortuna è stata che, essendo artisti musicisti, abbiamo potuto far fruire la nostra musica, mentre altri artisti come ballerini, attori, eccetera, eccetera, hanno avuto veramente un periodo molto, molto duro. Quindi questa è una cosa che va detta e va riconosciuta, anche perché noi siamo tutti insieme una categoria colpita, la categoria della cultura e del mondo dello spettacolo. Quindi noi diamo veramente grande solidarietà a tutti i nostri colleghi, è una cosa molto importante. Nel nostro piccolo noi non ci siamo dati per vinti. Il nostro slogan è: noi resistiamo, con la E grande, per sottolineare che noi esistiamo ancora, che ci siamo e che abbiamo una grandissima voglia di ritornare sul palcoscenico.
Però devo dire che questa campagna di crowdfunding, questa parola strana che significa semplicemente raccolta fondi, Rita, per fare che cosa? Raccolta fondi per rendere protagonisti un gran numero di persone. L'idea naturalmente non è un'idea nostra, è un'idea che esiste già da tanti anni. Tante piccole persone si mettono insieme come se fossero dei piccoli produttori, ognuno di una cosa più grande. E allora noi abbiamo chiesto ai nostri fan, ma anche alle persone che ci vogliono bene o che ci ammirano, di dare un contributo economico, e poi c'è una ricompensa. Per esempio, in molti hanno acquistato in anteprima il disco che uscirà il 21 marzo. Alcuni hanno acquistato dei gadget, come per esempio le magliette, eccetera, eccetera. Questa possibilità ci ha permesso di poter in parte coprire i costi, che sono tanti, di un disco, le registrazioni, la stampa, il mixaggio, il mastering e la realizzazione anche di alcuni videoclip, di cui il primo l'abbiamo mandato in onda. Quindi le persone hanno potuto contribuire per dare un po' di aria, un po' di respiro a dei musicisti, a dei produttori, tecnici del suono, a una sound artist, a dei montatori video, a un ragazzo, a chi si occupa della comunicazione. Che sono stati, comunque c'è stata una buona risposta. Eccezionale, devo dire, veramente. Vogliamo anche dire come fare per partecipare, per sostenervi tramite appunto questa campagna. Allora, chi ci conosce già avrà visto in tutti i nostri post nella pagina Facebook oppure su Instagram, ma anche nella home page del sito internet, oppure anche su YouTube, in ogni video, c'è un link. Questo link ti porta a una pagina che è inserita all'interno di una piattaforma che si chiama Produzioni dal Basso. Entrando in questa pagina tu puoi leggere quello che noi raccontiamo, osservare le ricompense e poi scegliere in base alla disponibilità economica, da un minimo di 10 euro fino a un massimo di 100, scegli la ricompensa che vuoi, ci clicchi di sopra e poi attraverso una piccola procedura molto semplice di 4 passaggi arrivare fino al pagamento. Quindi uno poi ci clicca, fa questo versamento o con PayPal o con bonifico o con una carta, e questi soldi vanno direttamente nel nostro conto dell'associazione Il Tamburo di ACI, che è l'associazione a cui fa riferimento il Baby, e che poi utilizzerà per la produzione del disco e di tutto quello che c'è attorno nel lancio di un nuovo album. Certo. Quindi, andiamo a vedere anche la copertina del nuovo album e poi andremo a leggere gli altri commenti che intanto sono arrivati. Questa è la copertina del nuovo album, Non chiamateci folk singer. Come mai, diciamo, la scelta di questa immagine? È una scelta importante. Prima cosa nasce da una fotografia artistica, questa fragola che è infilzata dalla forchetta. È una fotografia di questo bravissimo fotografo che si chiama Giuseppe Gonzalez. È anche importante perché c'è un filo conduttore con le altre copertine, perché nelle copertine dei dischi dei Belli ci sono state sempre delle opere d'arte. Nel primo un'opera di Calusca e anche nel secondo, quindi un quadro. Poi c'è stata un'altra pittura nel disco di Natale, ok, di Sandra Chinelate, e poi di Dino Calì nell'ultimo disco c'è stata una scultura di un paladino siciliano. Quindi mettere come copertina un qualcosa che riguarda un altro settore dell'arte che non sia musicale, per noi è importante. Poi è anche, se ci fate caso, è un disco che è una copertina che non ti ricorda la musica folk. Esattamente. Però ti entra nella testa, perché c'è questa fragola, a forma di Sicilia, a forma di Trinacria, con queste gocce di aceto balsamico che ti ricordano le isole, in questo mare o in questo cielo, c'è un azzurro difficile. Infatti questa copertina l'ha progettata un grafico professionista molto bravo, lui si chiama
Giuseppe Lombardo. E per noi anche questa fragola che ti ricorda la freschezza, i frutti della nostra terra, l'eros, quindi proprio questo, il gusto. Quindi è anche, noi volevamo a livello visivo stimolare anche altri sensi. E devo dire che Giuseppe ci è riuscito, secondo me. Tu che dici, Rita? Sì, sì, sicuramente quello che mi viene in mente a prima vista è proprio la freschezza e la bontà poi dei, possiamo dire, dei frutti della nostra terra, frutti chiaramente in senso figurato. E quindi sì, è sicuramente un'immagine riuscita. Grazie. Andiamo a leggere gli altri commenti che arrivano in diretta. C'era un altro commento di Sandy Sciuto. No, era wow, che video spettacolare. Racconta di chi è stata l'idea e chi è l'artista. E questo l'abbiamo già detto prima, il video appunto che abbiamo visto. La cosa bella è che Quando vira Tia, che è un brano che ho scritto interamente io ormai tanti anni fa, è diventato un brano così tanto conosciuto che molte persone in giro per l'Italia dicono o sono convinti che sia un brano tradizionale siciliano. Tant'è che alla fine il mio editore ha dovuto intervenire, quasi denunciare un artista che ha inciso un disco, ha registrato Quando vira Tia e ci ha scritto tradizionale invece di mettere l'autore. È successo un finimondo, però l'altro lato della medaglia è che è un orgoglio che un brano che ho scritto io, ma che abbiamo arrangiato con tutti i Beddi, anche nella prima versione che l'ha arrangiata Mario Incudine, sia arrivato veramente in modo capillare in tutto il territorio italiano e non solo. Questo è veramente una nota di orgoglio. Assolutamente. Continuano altri commenti. Graziella Sgroi scrive: adoro questo gruppo, le splendide sonorità che sanno produrre, la ricerca storica che si avverte nei testi, anche negli inediti, l'intensità di tutte le loro interpretazioni fanno dei Beddi un gruppo che sa trasmettere l'amore per la musica, perciò l'amore per la vita. E poi ancora Sandy Sciuto, che peraltro ne salutiamo, è una collega giornalista che si occupa proprio di musica, di letteratura, quindi che scrive appunto di questo. Sandy Sciuto, il live ha un ruolo fondamentale nella vostra produzione, pare di capire in questa pandemia come state ovviando l'impossibilità di esibirvi e di ricevere stimoli dal vostro pubblico, e questo l'abbiamo detto già abbondantemente. Alessio Carastro: ciao ragazzi, vorrei dire molte cose belle ma non mi viene in mente niente. Un saluto. Vabbè. Alessio è il nostro batterista, lui ci prende in giro sempre. Scherzo. Ok. Vabbè, ha preso in giro anche me. Giovanni Sposito: come dimenticare la mitica Fera degli Paroli. Alla Fera degli Paroli è quel brano, Rita, tu ci hai ascoltato più di una volta, io mi ricordo. È un brano che peraltro io ho anche utilizzato in un progetto scolastico proprio sul linguaggio. E quindi proprio sul linguaggio. Perché questo scioglilingua, pizzica spizzica, muzzica rusica, pizzola rummola, ruzzola sfumola. È stato anche il primo brano su cui abbiamo costruito un videoclip ufficiale, quindi il primo videoclip ufficiale, ormai nel lontano 2011, sono passati già 10 anni dal primo video ufficiale, ed è uno dei brani più importanti della discografia dei Beddi e fa parte anche di questo nuovo disco, Non chiamateci pop singer, in una versione nuova veramente interessante. Devo dire che Francesco Frudà fa delle cose con la chitarra elettrica che lo hanno impreziosito e lo hanno portato in una dimensione veramente senza tempo, questo brano. Grazie Francesco, che dire. Sì, infatti grazie per averci dato la possibilità anche di parlarne, perché appunto è un brano veramente interessante. Continuiamo con i commenti. No, non continuiamo con i commenti, andiamo a vedere invece un altro contributo video che appunto è un altro componente del gruppo, Giampaolo Nunzio. Non chiamatemi folk singer, appunto, è voler uscire
da un modo di essere etichettati. Il nostro, come si dice, noi ci chiamiamo Mi Beddi e poi sotto semplicemente Musicanti di Sicilia. Ma non Musicanti di Sicilia non vuol dire è semplicemente da dove veniamo, però non dice dove andiamo. Ecco, per cui non chiamatemi Fox Singer, invece un po' specifica questa nostra voglia di andare oltre la musica folk, ma questo già lo dimostriamo, lo stiamo già dimostrando da un paio d'anni con i nostri concerti, con i nostri live e con l'ultimo disco prima di questo, che è Della Rivoluzione e di altri folclorismi, in cui già si vede una nuova natura, per cui l'utilizzo appunto della batteria, della chitarra elettrica, di tanti altri strumenti che sono andati ben oltre la musica popolare ed etnica. Per cui non chiamatemi Fox Singer, adesso è proprio l'ulteriore completamento di questa idea che noi abbiamo e dove vogliamo andare a parare. Diciamo che andiamo oltre la musica etnica, perché noi facciamo anche delle contaminazioni che si possono definire come musica. Molte volte ci mettiamo anche un po' di rock, un po' di jazz, un po' di pop, nel senso ci mettiamo delle contaminazioni che sono proprio oltre la musica etnica, quindi oltre la musica popolare. Oh. Preferisco far ridere, però se qualcuno piange sono contento. Il brano è un brano popolare e tradizionale che è stato proposto da alcuni gruppi, fra cui un gruppo storico, i Cilleri, negli anni 70-80. Noi abbiamo preso questo brano e poi abbiamo aggiunto una seconda parte a tarantella, proprio perché abbiamo voluto, come si dice, amplificare la parte, quella che dice appunto: non quando moro io, non piangete, ma ballate, mangiate, divertitevi, perché tanto si vive una sola volta. Far piangere le persone per me dà un senso a quello che fai, perché alla fine tu sei un musicista, dico va bene, fine serata ti pagano. Però alla fine, quando tu la soddisfazione non la trovi nel denaro che ti danno, appunto nelle emozioni che riesci a scatenare nelle persone. E quando moro io, ghiacci di notte, un tappoto vado a fare dei ricotti, picca pezzo tu, capo una cotte, mi commoglio vicino a intervista di Giampaolo Nunzio ci dà anche la possibilità di commentare Musicanti di Sicilia, Ottavio Leo, perché appunto Musicanti di Sicilia, lo diceva bene Giampaolo Nunzio, perché evidenziate la vostra provenienza ma non in qualche modo la possibilità di uscire fuori poi dai confini della Sicilia. No, non è un connotato musicale, appunto, è un connotato geografico. Avrebbero potuto anche scrivere Musicanti della Sicilia Ionica, per essere ancora più precisi, però di Sicilia è un pochino più così, un poco più ampio, e va bene. E come ha detto Giampaolo,
la musica dei Beddi, fortunatamente, pur essendo una musica cantata spesso in siciliano e a volte anche in italiano, non, specialmente per l'ultima produzione, non ha avuto limiti geografici. È andata in America col blues, è andata in Inghilterra per alcune sonorità anche elettroniche, alcune cose. Ecco, ora non voglio spaventare, diciamo, gli affezionati al genere, non ci sarà nulla che andrà completamente fuori il buon senso, ecco, non troverete roba elettronica feroce o altro, però ci sono stati tanti, c'è stata una ricerca di tanti piccoli suoni, tanti piccoli generi messi qui e lì, degli effettini particolari, posso dire degli effetti eco, dei reverberi particolari, che hanno dato una connotazione sicuramente più europea al progetto, più che proprio soltanto siciliana o altro. Non che sia in un qualche modo riconducibile a nulla di negativo fare qualcosa di siciliano o di sud Italia, no, non era questa la mia intenzione. È appunto partire dal sud, partire dalla Sicilia per poter andare, ecco, a conquistare il resto del mondo. Questo è il di Sicilia. Ecco, andiamolo a guardare lì, nella voglia di andare fuori e portare la Sicilia fuori al resto del mondo. Guarda Rita, poi ti posso dire una cosa che per me è veramente importante. Il suono dei Beddi non è costruito a tavolino, cioè non ci siamo seduti in un tavolino e abbiamo detto oggi o da oggi in poi facciamo questo suono. È un suono che si è evoluto in quasi 10 anni di storia. Ed è anche una esigenza nata dal background di ogni componente del gruppo, mettere un po' della propria storia, del proprio vivere e del proprio gusto. Tutto fatto, a mio parere, anche in modo abbastanza elegante, per rendere anche la musica fresca. Perché io sono del filone dei musicisti siciliani che penso che la tradizione sia sempre in continua evoluzione, una ricerca. E la musica tradizionale siciliana di adesso, un po' sono i Beddi, insomma. Se uno prende una canzone dell'Ottocento e la rifà in modo identico, quale contributo porta alla musica siciliana? A mio parere nessuno, se non la bellezza di far ascoltare un'opera d'arte fino all'Ottocento. È una riproduzione. Rimane lì. Sì, fedele, ma rimane lì a mio parere. Sì, invece in questo modo sicuramente la musica cammina e possiamo anche spiegare in questo modo il titolo dell'album, Non chiamateci folk singer. È importante perché, come abbiamo scritto in questa pagina di Produzioni dal Basso, 3 parole per esprimere un concetto sostanziale. Non chiamateci folk singer. Ovvero, quando le persone dicono, ah vabbè, ma i Beddi fanno musica folk, questa frase ci faccia arrabbiare, perché noi abbiamo le radici nel folk, però non è vero, o meglio, non è più vero che noi siamo un gruppo di musica folk. Noi abbiamo nella nostra musica un sound blues, pop, country, ci sono sonorità antiche, moderne, world music, musica mediterranea. Non è più musica folk siciliana, quindi questa frase, questa accezione non ci rende merito. E allora, non chiamateci folk singer, è una voglia di sdoganarsi o sdoganarci dalle etichette. E non è una cosa di poco conto, è un concetto sostanziale. Noi diciamo, ascoltate la musica dei Beddi, ascoltateci, se vi piace godete della nostra musica, se non vi piace non fa niente. Però noi sappiamo chi siamo, perché in questi 15 anni li abbiamo passati insieme, noi 6 insieme, ora con Ottavio noi 7, noi insieme a chi è che ci ha voluto bene e chi è stato presente. Ma sicuramente non può arrivare uno, ci etichetta, ci giudica così, per sentito dire, magari nemmeno ci conosce. E la cosa più bella, sai Rita, che ci è capitata è quando qualcuno viene e ci dice, ma è questo il folk? Ma è bellissimo! Io credevo che folk era quei gruppi folcloristici, Ciuri, Vittina Crozza, che poi tra l'altro sono bei pezzi, però non rappresentano la musica siciliana di adesso. E io gli spiego, vabbè, non è che questo è folk, è un tipo di folk molto moderno che noi chiamiamo Sicilian Conventional Folk.
E vediamo qualche altro commento nella pagina. Luisanna Baldini: una piacevolissima scoperta, un abbraccio da Bologna. Giuseppe Faro: bella affermazione, quando moro. Che è quella canzone che si è sentita, sì, che è quella che abbiamo sentito prima, che con, appunto, sì, diciamo parte che è uno dei nostri brani più importanti, insieme a Quando Virattia, Tarantella Blues, alla Fede degli Paroli, c'è Quando Moro Io. Quando Moro Io è nata tanti anni fa ed è un po' l'essenza di quello che erano i Beddi fino a pochi anni fa. Cioè, noi prendevamo alcuni spunti della tradizione siciliana, o sonorità, o melodie, o una parte della letteratura, qualche ottava, e la riproponevamo a modo nostro, o addirittura aggiungevamo strofe nuove e melodie nuove. E Quando Moro Io è proprio fatta da tre parti. La prima parte è una canzone tradizionale, la seconda parte è un canto inedito, la terza parte è una musica per organetto che abbiamo scritto sempre noi. Insieme è nato Quando Moro Io. Maurizio Battista, ciao da noi. Saluti. Allora, Maurizio Battista è un cantante di Siracusa che ha un gruppo con una ragazza meravigliosa che si chiama Roberta Gionfriddo. Loro si chiamano i Curamuni. Io ho il piacere ogni tanto di collaborare con loro e sentirete molto, tra poco, parlare molto bene di loro, perché sono due ragazzi fantastici e in ascesa. Insomma, grazie molto. Abbiamo anche questa anticipazione. Che cosa si è perso in questo 2020 e quali sono le speranze per il futuro e per il 2021, chiaramente? A parte, insomma, appunto questi concerti che abbiamo detto prima, che queste date che sono saltate. E il problema non è, Rita, solo che sono saltate le date. Il problema è che è saltato un viaggio negli Stati Uniti, da noi cercato con molta forza da tanti anni, che ci avrebbe portato anche in alcuni luoghi importanti. Arrivare a raccontare la musica siciliana di oggi, la lingua siciliana moderna, che è la lingua siciliana che interpreto io naturalmente, non è, dentro una delle università più importanti del mondo, che è Harvard a Boston, sarebbe stato per noi motivo di vanto e di orgoglio. Quindi non abbiamo perso solamente 5, 6 o 7 concerti nell'East Coast degli Stati Uniti. Abbiamo perso anche un'opportunità di raccontare quello che siamo in un tempio della cultura. Questo è quello che ci ha amareggiato di più. Ottavio Leo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, nel 2020 si è perso, oltre a tutto quello che abbiamo già detto, anche una certa serenità che purtroppo accompagnava gli eventi dal vivo, accompagnava la vita di tutti noi nei vari frangenti quotidiani. La speranza è quella di poterla ritrovare presto e di poterla ritrovare soprattutto nel 2021. La musica dal vivo, che è il settore, insomma, che ci riguarda più da vicino, ha ovviamente sofferto molto, ha sofferto ristrettezze, ha sofferto censure e tante altre cose. Noi nel nostro piccolo qualcosina, un po' di show in estate e qualche altra cosa così in streaming, siamo riusciti a metterla sul piatto, però ovviamente resta un anno molto duro, un anno che ha camminato le fondamenta di alcune certezze che molti di noi avevano e che ha distrutto delle cose, però ne ha create delle altre. Secondo me quelle che si sono andate a creare in un periodo così difficile sono quelle che dureranno più nel tempo, quelle più con le radici più dentro il terreno. Quindi questo è il mio augurio per il futuro, di andare a ricostruire il nostro background sociale intanto. Parlavamo prima di giovani generazioni, come si approcciano alla vostra musica i giovani e qual è la fascia d'età che predilige la vostra musica? Il pubblico dei Beddi è eterogeneo,
puoi trovare dai ragazzi di, insomma, dai 15 ai 16 anni alle persone un po' più anziane, un po' più là nel tempo, anche ottantenni possono venire ai concerti dei Verdi. Ovviamente il tipo di coinvolgimento è estremamente diverso. Una persona un po' più avanti negli anni si gode il concerto seduto, batte le mani, se lo segue tutto, gli piace, vuole il bis, compra il CD e fa tante cose. I ragazzi li vedi ballare sotto il palco, li vedi ballare negli angoli delle piazze, però ecco, la cosa bella è che la musica dei Verdi ha il potere di unire veramente persone di ogni estrazione sociale, di ogni gusto, anche musicale, perché vedi, ecco, appassionati di tanti, tanti generi nelle piazze e soprattutto di età diverse, quindi è una festa di piazza il concerto dei Verdi fondamentalmente. Rita, sai che bello quando mi chiamano, o negli anni mi hanno chiamato e mi hanno detto: mi hai rovinato la vita. Io ho detto: in che senso? Cioè, mia figlia o mio figlio di 2, 3 anni, 4 dice: chiede sempre i bendi. Dice: io glielo devo mettere nella macchina e dice: io non ce la faccio più ascoltare i bendi in macchina. Cioè, mi avete fatti così. Questa è una cosa bellissima, perché se un bimbo apprezza e ama la musica che fai, allora là c'è la massima sincerità e hai colpito nel segno sicuramente. Però devo dire la verità, il nostro pubblico principale è quello che va fra i 35 e i 60, diciamo, una parte di popolazione che è matura anche per capire e comprendere i contenuti culturali che ci sono all'interno del nostro progetto. Andiamo a vedere l'ultimo contributo video e poi lo commentiamo. Facciare lo sole di notte qua, ciuomo deo gara le carta io vi, sto seminare fa le botte, dallo mese di marzo vengo fatta io vi, sta parlare anche le morte, e dormire le gare con le atti. Mette volare un corpo ingazzato che vince Parma di pezzo nisciuto, mette correre un morto scappeggiato che te ne fosse era presunto, mette lavorare un po' scocciate le barbace c'è il donaio tu. Io messo volare fatta luce, tarando che specie le palate, e lo portello ma se sei dolce, un barbaglione mazza sei grave, sonne era pronto a farmi la croce salangotto e rompi sei cannati. Metto a facciare lo sole di notte, quattro mode io gara le carta io ve, sto seminare fa le conti, dallo mese di marzo vivo fatta io ve, sta parlare anche le morte, e dormire le cane con le atti. Thank you.
Questa era Vitti affacciati, Lusuli di notti, ed è l'altro singolo che è uscito proprio, il video è uscito proprio ieri. Sì, questo è l'ultimo contenuto che fa parte del The Best, perché pandemia permettendo, speriamo di far uscire presto, uno dei due singoli, dei brani inediti, che il nostro sono, pubblico non ha mai ascoltato. I brani inediti sono vari, però già due sono usciti 2 anni fa in un vinile, che sono Shuri Damuri e Mungi Bag. Poi ci sono due che non avevamo mai registrato, ma il pubblico già conosce, che sono L'Amanti con Fissuri, quel brano che tutti conoscono come Tuppi Tuppi, e l'altro brano è Cuti Ludissi, un brano famosissimo della musica siciliana, che molti associano a Rosa Balistreri, ma è un brano invece interamente tradizionale, che Rosa ha portato alla ribalta, Cuti Ludissi. E poi abbiamo invece i due brani, i due singoli che ci portano e ci legano alla musica leggera, perché hanno poco di folk. Uno si intitola Un Neri Tu, ed è una ballata che io ho scritto per mia figlia Ginevra, e l'altro è Non Chiamatemi folk singer, quindi al singolare, quindi c'è questo gioco, questo dualismo fra il titolo dell'album, che è Non Chiamateci Folk Singer, e il titolo di questo singolo, che è Non Chiamatemi Folk Singer, che racconta un po' l'essenza di quello che siamo, un po', cioè, è il nostro manifesto. È vero che abbiamo calcato i palchi, è vero che abbiamo studiato le ottave raccolte dagli studiosi, dagli etnomusicologi, dal Pitre, dal Favara, è vero che noi conosciamo i mandolinisti famosi, Anedda, Gioviale, è vero che li abbiamo studiati, li abbiamo ascoltati, ma è anche vero che noi sappiamo chi siamo oggi e facciamo altro, un altro tipo di musica, raccontiamo la nostra terra nel bene e nel male, però a modo nostro. E intanto arrivano altri commenti. Grazie alla Sgro, i voci e il ritmo che entrano nel sangue ti travolgono e ti portano lontano. E poi il punto web è il nostro regista che scrive Mungi Beddu, dedicato alla nostra Etna. Sì, sì, è un brano dedicato alla nostra Etna ed è un brano scritto da Minister Antino, nel senso che noi non lo diciamo mai il brano chi è che l'ha scritto, perché non è essenziale, ci interessa essere dei Beddi, però questo lo dobbiamo dire, perché è un brano che non è nato all'interno dei Beddi, lo ha scritto Mimì nel progetto Mimì Starantino e gli Accusati, lo ha inciso, lo ha registrato, ed è un brano così intenso, così bello, che noi Beddi abbiamo chiesto, possiamo farlo, possiamo suonarlo anche noi, visto che è un brano che ci piace tantissimo. Lui ha consentito, abbiamo fatto la nostra versione. È un brano molto strano, un brano che racconta di come l'Etna, con la sua eruzione, si possa vendicare di tutte le storture, tutte le brutture che alcune persone di Sicilia hanno fatto alla nostra terra. Quindi un'Etna vendicatrice. In parte, cioè lui è un'Etna che quando la guardi è mamma, è bellezza,
elevazione spirituale, ma è anche in parte, cioè, se tu ti comporti male, io una bella mazzata te la do, proprio un concetto siciliano. Sicuramente un Etna invincibile. Bravo, bravo. Un Etna che ti tombolia, come si dice a Catania. A Messina come si dice? Che ti piglia a moffe. Ecco, perfetto, ecco, bravo, perfetto. Facciamo anche qualche battuta. Bene. Credo che abbiamo sviscerato praticamente tutto il nuovo progetto e l'album uscirà, lo possiamo dire, il 21 marzo. Anche questa data è una data significativa, perché avete scelto appunto questa data, è primavera. Allora, stiamo attraversando un inverno molto lungo, un inverno che non è solamente una stagione vera e propria, un inverno sanitario. Cioè, noi siamo chiusi da quasi un anno ormai. E allora, per noi, questa data simbolica, l'entrata della primavera, è come se dovesse entrare una nuova primavera per tutto il genere umano, per tutto il mondo. Quindi ci è sembrato significativo far uscire il disco in questa data. Ottavio Leo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, beh, la primavera è la rinascita di tutto, no? Dopo l'inverno arriva la primavera, l'inverno che è un periodo di morte fondamentalmente, in cui la terra è morta, i semi sono sotto il terreno, giacciono lì senza poter fare niente, in primavera rinasce la vita. Quindi con la vita rinasce la musica, rinasce tutto e il ciclo riprende, quindi il nostro augurio è quello che si possa riprendere in pace e in serenità e soprattutto in salute e che finalmente arrivino buone notizie dal mondo, che questo virus vada via, in qualche modo che i vaccini arrivino a tutti e che si possa tornare ad avere una vita buona in tutto il globo. E poi Rita, volevo dire, prima che chiudiamo, due giorni prima, il 19, siamo ospiti di Radio Empire, saremo ospiti, pandemia permettendo, speriamo, per far ascoltare in anteprima tutto il disco ai nostri più appassionati fan. Insomma, ringraziamo Radio Empire per averci invitati. Ci troverai lì. Ricordiamo questa data importante, Radio Empire, che è collegata anche a 01 TV, e quindi li salutiamo, li ringraziamo anche nella figura di Giuseppe Le Cause. E che dire, quindi abbiamo detto tutto. Io spero la prossima volta di incontrarvi, sì, di presenza, finalmente, di fare questa intervista, sì, che io incorro da tempo in presenza. Magari appena esce il prossimo singolo, se per te va bene, se non è troppo presto, ritorniamo con piacere per raccontarlo. Con piacere, sicuramente, se è un piacere per noi, è un onore per noi. Allora io ringrazio Davide Urso, ringrazio Ottavio Leo e tutti quanti i componenti dei BED, dei musicanti di Sicilia. Il 21 marzo uscirà il nuovo album tutte le piattaforme streaming più importanti, ci sarà, e diciamo anche che si può ancora continuare a sostenere, quindi la campagna di crowdfunding fino al 27 marzo. Anzi, sostenete perché è importante. Perché adesso, appunto, qual è il prossimo, proprio il progetto proprio nell'immediato? Hai detto l'uscita di un nuovo singolo. Sì, io ancora non abbiamo deciso, perché dipende dalle possibilità di andare a registrare davvero fuori. Quindi o uscirà Non chiamatemi folk singer o uscirà un Neri Tu. In ogni caso, nei prossimi mesi usciranno sicuramente entrambi, che vogliamo raccontare veramente questo suono nuovo, questa particola, questo viaggio, cioè la fine del viaggio dei Beddi in questi 15 anni dal folk verso la musica che facciamo adesso. E quindi, in attesa di questo racconto, di questo passaggio, vi ringrazio ancora e vi auguro una buona serata e alla prossima. Grazie. Alla prossima, grazie mille. Grazie. Arrivederci. Ciao. Ciao, a presto.